Buongiorno a tutti amici, oggi sono qui su questo sentiero di montagna e volevo presentarvi un'altra delle piante spontanee e commestibili che possiamo trovare su tutto il territorio italiano, da nord a sud, da est a ovest, c'è veramente dappertutto. La pianta di cui parliamo oggi è la piantaggine. Il nome scientifico è Plantago. E poi a seconda delle varietà c'è la piantaggine maggiore o Plantago Major e la piantaggine lanceolata. Oggi secondo me le troviamo tutte e due. E vi faccio vedere. Eccola qui. Sicuramente l'avrete già vista e la conoscerete. Questa è la piantaggine. La piantaggine, come potete vedere, non cresce in mezzo ai prati, cresce piuttosto nei sentieri, perché a questa pianta, che si chiama appunto Plantago, piace essere calpestata. Plantago significa pianta del piede e ve la potete ricordare perché a lei piace proprio essere calpestata. La trovate nei sentieri dove passa la gente, nei carruggi, oppure addirittura dove pascolano le greggi o le mandrie. Quindi le foglie sono fatte così, questa è la parte inferiore, questa è la parte superiore e sono soprattutto quando sono giovani e tenere, possono essere consumate crude in insalata. E sono molto dolci, oppure anche cotte in minestre utilizzate in varie preparazioni. Adesso vi faccio vedere l'altra che è la piantaggine lanceolata. Vediamo se riusciamo a trovarla lungo questo sentiero. Ecco che ci sono la mia bimba e il mio cane. Hai individuato Ludovica la piantaggine? Ah, eccola. Ecco qua, questa è la piantaggine lanceolata. Perché lanceolata? Perché le foglie in questo caso hanno la forma allungata di una lancia. Ecco Ludo. Mi sta mordendo. Assaggiane un po'. Che sapore ha? Non è amara, è dolce. Bene. Quindi può essere consumata cruda nelle insalate. Buona. Oppure cotta, potete farla in minestre, in tutte le preparazioni che volete. Vi dico una curiosità della piantaggine: se avete un cane mordace che vi fa sanguinare, potete utilizzarla prendendo una pietra, tu batti con una pietra sopra la piantaggine e fai uscire un po' il succo e poi con una foglia di queste più lunghe. Te la leghi, metti che ti morda un dito e ti sanguina un po' il dito, perché fatti il nodo. Ecco, usi la foglia della piantaggine in questo modo e siccome ha un ottimo potere cicatrizzante, vedrai che ti smetterà subito di sanguinare. Se volete sapere altre curiosità riguardo alla piantaggine, non dovete fare altro che scrivermi su Messenger mettendo il vostro nome, la vostra email e io vi manderò in regalo, la descrizione della pianta, le sue caratteristiche, le sue curiosità e le ricette con cui cucinarla. Quindi spero di farvi un regalo gradito, non dovete fare altro che contattarmi in privato con Messenger e io vi manderò in regalo la pianta. Mi dite il nome della pianta, in questo caso la piantaggine, e io vi mando la descrizione tratta dal mio libro Andar per Erbe e le ricette per cucinarla. Un abbraccio e un saluto. Arrivederci alla prossima volta. Molla.